Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. Nella precedente puntata abbiamo visto la gettoniera che non partiva, sembrava quasi che avesse qualche difetto interno. In verità non è così, è più che sportiva che mai. Infatti, per far funzionare il tutto, ci è bastato solo resettare il software con il sistema originale, il programma originale dato appunto dalla Eurocoin, un'azienda del genere, che è appunto quella che dà in giro queste schede banconote, chiamiamole così. E infatti io stavo leggendo appunto qua sopra che per realtà l'azienda produttrice di questa macchinetta è la Japan Cash Machine, mentre per realtà è appunto la Coin Europe, anche un qualcosa del genere. Infatti ci hanno rilasciato questo programma che lavora sotto COM, quindi tutti i portatili di vecchio genere possono lavorare, mentre quelli di nuovo genere no. Infatti basterà collegare e in automatico lui manderà un segnale prima su start e inizierà a fare la diagnostica del sistema. Ora lui sta cancellando la memoria interna e resettandola al punto di partenza. Quindi ora io vado in teoria a inserire i soldi e... ok, come vedete ora la nostra gettoniera funziona dopo dei test. Adesso appunto la sta rilevando, come vedete, come appoggio lui rileva e risucchia la nostra banconota. Ora sembrerebbe funzionare. Ok, perfetto, funziona completamente. Quindi vabbè, iniziamo con questa puntata di Arcade Project. Funzionamento della nostra gettoniera. Quest'oggi vi spiegherò il sistema di collegamento comunicazione RS232 che ci troviamo all'interno di la maggior parte praticamente delle gettoniere programmabili, quelle in pratica con EEPROM che si può intercambiare e in automatico aggiornare all'ultima valuta disponibile. Infatti quest'oggi appunto vi spiegherò su come si crea il cavo apposito e da lì andare a comunicare alla gettoniera, come avete visto da introduzione video. Infatti il sistema TXD e RXD che è all'interno della nostra gettoniera deve lavorare in questo modo, che poi la gettoniera è praticamente questa qua, che non viene descritta, viene descritta come dei puntini, ma comunque è questa qui. Come potete notare, il circuito in questione parte dal pin 25 e 26 della nostra gettoniera e si esce in questo modo. I 4,7 devono essere alimentati con una fonte da 5 volt. In quel caso io vi consiglio una USB che può essere perfettamente in grado ed aiuto per permettervi la comunicazione corretta. Quindi un DC 5 volt va più che bene. Le resistenze, queste dove vedete che mancano praticamente i valori, sono da 4,7K, mentre ce n'è un'altra in serie da 100 ohm, nonché prima del nostro circuito integrato 74LS07 dobbiamo collegarci un condensatore. Questo tipo di schemi li potrete trovare anche disponibili sotto in descrizione video, così ve li permetto di scaricare e di duplicare in modo che possiate creare anche voi il vostro cavo personalizzato, in quanto costa circa 25 euro il cavo apposito. Inoltre il sistema appunto del nostro condensatore deve essere 100 picofarad, dopodiché l'integrato che dovrà uscire dovrà essere collegato tutte e due a 5 volt e 4,7K. Inoltre dopo questi due cavi dovranno andarsi a collegare al connettore RJ232, che è nient'altro che questo tipo di connettori che praticamente abbiamo già visto in passato. Sono connettori semplicissimi che permettono appunto il collegamento. Ora spostiamoci sul computer e vi mostro invece il software.
Il software che andremo a utilizzare sarà EBA1X Adjust Program. È praticamente il programma proprietario di queste gettoniere che appunto noi abbiamo già preparato qui, come vedete già accese tutto, e vi spiegherò i vari passaggi che andranno a ricrearsi. Ora non sto qui ad avviare il programma perché ci vorrà circa mezz'ora per andare a programmare la nostra lettore banconote. Infatti il primo che ci sarà il cancella completamente la EEPROM interna. Ora qui varia in quanto la EEPROM che ho dentro è fisica, non è cancellabile, è di sola lettura, quindi quello che uscirà sarà praticamente communication error. Prima invece avevo fatto un test con una EEPROM programmabile e ho visto che funziona. Il primo appunto sarà la EEPROM Erasing, cioè praticamente viene cancellata completamente e viene ributtato sopra in freeware che viene dato da questo programma che è all'interno, che poi è una DLL che si inserisce sullo schermo. Inizialmente vi devo avvisare anche che il software in questione funziona su Windows 98 2000 e inoltre appunto come vedete è ripartita a casaccio la nostra gettoniera. Comunque, il primo sarà appunto l'EEPROM Erasing, poi Lever Sensor Check, lui andrà a controllare i sensori di livello, cioè praticamente quelli di rilevamento della banconota. Write Level Adjust è praticamente la funzione, cioè più che altro andrà a controllare i bianchi dei sensori, perché comunque è un controllo di banconota anche, e i neri, quindi è una sorta di telecamera all'interno che controlla se la banconota è vera o sbagliata. Without Paper Adjustment, cioè praticamente è il sistema della carta in modo che non si inceppi all'interno e non strappi la banconota, che va a controllare esempio motori, margini, sensori. Mag Adjustment, che questo di preciso non ho ben capito se sono i contatti finali o l'uscita della banconota. E Motor Speed Check, che in verità è il motore interno, quello che vi ho fatto vedere nei precedenti episodi, dove mostra praticamente la banconota che passa. Lì praticamente si configura in maniera più veloce o più lenta, in modo che così non ci sia un risucchio molto veloce della banconota oppure troppo lento, così causando anche il furto della banconota. Questo è riguardante il software. Il software appunto lavora su porta COM. Io ho creato un circuito che è dietro proprio il computer, però qua come vedete ci sono i due cavi che escono e si vanno a collegare al lettore banconote. Questa è la funzione principale. Il sistema inoltre, prima di chiudere qua il video, deve essere alimentato in questo modo. Bisogna impostare i pin che troveremo dietro con il sistema così. Adesso vediamo se riesco a mettervelo a fuoco. Come vedete c'è il primo sollevato mentre tutti gli altri sono giù, oppure gli ultimi 4, cioè praticamente alziamo l'1, 2, il 3 e il 4 in caso che utilizziamo un'interfaccia diversa. Non tutti i lettori banconote funzionano alla stessa maniera, è per questo che appunto vi stavo dicendo di fare in questo modo. Inoltre, il per ultimo appunto, dovremo andare a collegare il nostro la nostra alimentazione a 12 volt più i cavi RX e TX. Il cavo TX è il numero 25, mentre il cavo RX è il numero 26 sul lato sinistro. Sul lato destro invece troveremo l'1 e il 2. L'1 sarà il VCC, che è 12 volt in continua, e invece il 2 sarà il GND. Dopo aver detto tutto questo, ci vediamo a una prossima puntata della Computer Museo. Ciao ragazzi!